Sono con lo chef Jolby al ristorante Clay, dove si mescolano cucina peruviana e giapponese. Chef, cucina giapponese e peruviana sembrano mondi distanti. Come hanno fatto a combinarsi? Stiamo usando la tecnica giapponese con ingredienti peruviani. Questo tipo di cucina si chiama Nikkei. Iniziamo tritando le cipolle, quindi tagliamo due tipi di peperoncino. Il peperoncino rosso, olandese, e quello ají amarillo. Questo peperoncino giallo è peruviano, giusto? Da quale parte del Perù viene? Dalla costa. È piccante? Non molto, perché abbiamo già tolto i semi. Sono i semi ad essere piccanti. Come si combinano insieme? Voglio sentire l'aroma e il gusto di tutti gli ingredienti e poi, con la riduzione, voglio che la salsa sia saporita e gustosa. Immagino che ora li metteremo in una padella calda, visto che sento del calore dietro di noi. Quali sono gli altri ingredienti? Vanno tutti nella salsa? Sì, abbiamo cipolla bianca, sedano, poi peperoncini, peperoncino rosso e ají amarillo. Li saltiamo in padella, dopodiché aggiungiamo una ají panca, peperoncino mirasol, katsubushi, lime e brodo di pesce. Dobbiamo far bollire per 3 o 4 ore per ottenere la salsa. Questo è il risultato finale? Sì, questo è il risultato finale. Potete vedere il colore e potete sentirne l'odore. Si può sentire l'aroma. Il prossimo passo è tagliare l'avocado. Cosa aggiunge l'avocado al piatto? Consistenza? Sì, consistenza. La salsa è leggermente piccante e con l'avocado vogliamo dare equilibrio. Qual è il prossimo passo? Tagliamo le capesante. Le capesante sono una parte importante della cucina peruviana? Sì, in Perù c'è una grande varietà di frutti di mare, ma in questo caso è una capesante giapponese. Per questo piatto stiamo usando capesante di Hokkaido. Quindi è qui che vediamo un mix delle due cucine. Abbiamo peperoncini peruviani nella salsa e capesante giapponesi, si combinano. E per quanto riguarda l'impiattamento, sembra una forma d'arte. È quello che proviamo a fare qui. Ogni singolo piatto dovrebbe essere come un'opera d'arte. Cominciamo mettendo la salsa. Questa è la salsa che abbiamo preparato prima. Sì, la nortegna. Questo è furikake con un condimento giapponese. Poi chalakita choclo, un tipo di mais del Perù. Lo arrostiamo finché non diventa nero, poi lo tritiamo e lo mescoliamo con diversi tipi di peperoncino, coriandolo e cipolla rossa. Infine aggiungiamo il caviale. Vedo che avete optato per delle bacchette. Sì, questo è il risultato finale. Otate tiradito alla clay. Si dice che si mangi con gli occhi prima che con la bocca. Questo piatto sembra un'opera d'arte. Mi piace la sua consistenza. Il mix di capesante con un tocco di caviale. Delizioso. Questo è quello che noi chiamiamo otate tiradito. Grazie di aver cucinato per me, chef. Capesante giapponesi con peperoncini del Perù. Un piatto ricco di cultura e gusto.